Bentrovati dal Caffè della Versiliana, palco Romano Battaglia, in un incontro dal titolo Da Dante a Sepulveda: Viaggio attraverso la scrittura. Sul palco, insieme a me, due graditissimi ospiti che ci accompagneranno in questo bellissimo viaggio. È traduttrice specializzata in letteratura spagnola e ispanoamericana e traduzione letteraria. Ha dato voce ad autori come Borges, Coltasar, Lorca, Marquez, Neruda, solo per citarne alcuni. Ma da sempre è la traduttrice italiana di tutti i libri di Luis Sepulveda. Oggi sul palco della Versiliana è in veste di autrice e ci presenterà il libro Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba. Diamo il benvenuto ad Ilide Carmignani. Altro graditissimo ospite, per fortuna un amico, è Marco Ferri, giornalista e autore da oltre 30 anni, si occupa di cultura e spettacoli. Laureato in storia contemporanea e già responsabile della comunicazione della Galleria degli Uffizi, del Polo Museale Fiorentino, della Fondazione Franco Zerfirelli e molto altro. Questo pomeriggio ci presenta il suo ultimo libro, Emergenze dantesche. Benvenuto. Partirei con Ilide. Eh, la sua è una storia bellissima. Io mi sono permessa di fare qualche ricerca, e quando sono andata a guardare la mole di autori che ha tradotto, mi è venuta <ride> la pelle d'oca. Eh, anche perché penso che la traduzione sia veramente il modo privilegiato di avvicinarsi ad un autore. Nel suo ultimo libro di cui parleremo oggi, un libro molto particolare anche proprio per l'impianto narrativo che ha messo insieme, nelle prime pagine si legge una poesia che io ti chiederei cortesemente di leggere in modo da poterci così introdurre in quello che sarà l'atmosfera del libro. Molto volentieri. Poesia ingenua. No, non c'è, non viene. Sono arrivati gli altri. Ma lui non è tornato. Ha lasciato qui il suo coltellino, la sua piccola balena, ricordo di Greenpeace, la penna e la moleskin. Se n'è andato senza nulla. Uno stormo di storni se l'è portato via. Dove è andato? Non è serio morire accidenti. Allora non se n'è andato davvero. Gioca di nuovo a confondermi con la finzione e la realtà. E ora è il protagonista invisibile di un racconto è una pagina gialla di seta o una poesia scritta a mano un bandoneon dietro la tristezza si stancherà uno di questi giorni di vagare con lo sguardo assente senza meta illuminato da lampioni di lune tonde cercando i giorni perduti e verrà finalmente dal lato ingenuo della mia pena e mi dirà sorridendo, vieni qua sciocchina, leggimi la tua ultima poesia, Carmen Iagnes Sepulveda. Carmen un, ha avuto un ruolo molto importante nella nascita di questo, di questo libro, in che modo è stata presente? Allora, Carmen Iagnes è la donna che Luis Sepulveda ha sposato due volte. Si sono sposati una prima volta a 20 anni, una seconda volta a 50. Ha diviso con lui tutta la sua vita. Ma per spiegarvi in che modo ha contribuito, devo in qualche modo raccontarvi prima com'è nata l'idea di questo libro. E, come dicevano giustamente prima, io ho tradotto tutti i libri di Sepulveda. Se io metto insieme tutte le pagine di Sepulveda che ho tradotto, sono circa dieci anni di vita. Dieci anni che io ho passato dalla mattina alla sera a ascoltare questa voce in spagnolo e parola per parola a portarla in italiano. Quindi, come dire, lo, lo conoscevo bene. Questa però è una conoscenza unilaterale, cartacea. C'è stata anche una conoscenza diretta, una conoscenza vera ed è stato quando ho tradotto il suo secondo libro perché Luis Sepulveda mi ha fatto invitare a Milano era una cosa stranissima vi sto parlando probabilmente del 94 quindi di molti molti anni fa fatto... mi è arrivata una telefonata da Milano dell'editore che mi ha detto Luis Sepulveda vuole conoscerti Io ho pensato mi vuol fare l'esame era uno scrittore che stava scalando tutte le classifiche uno scrittore che aveva avuto una vita pazzesca, una, aveva avuto sette vite come i gatti e era stato, eh, aveva combattuto con i superstiti di Che Guevara in, 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 in Bolivia, era stato guardia del corpo di Allende. Era stato a combattere in Nicaragua con i sandinisti, era stato un attivista di Greenpeace, era stato un antropologo, aveva vissuto con gli Shuar nella foresta amazzonica per, per sette mesi, aveva insegnato a leggere e a scrivere ai contadini sulle cime delle Ande in Ecuador, era stato corrispondente di guerra in Angola e Mozambico. Quindi quando l'ho conosciuto ero veramente preoccupata, invece lui quando, è quando, sono, quando sono entrata a Milano si è aperto l'ascensore, è uscito con questa faccia serissima, questo mone con i capelli neri, la barba nera, i baffi neri, gli occhi neri, è un'espressione di chi ha conosciuto il carcere, ha conosciuto la tortura, ha conosciuto l'esilio, mi sono avvicinata proprio preoccupata, invece lui mi ha abbracciato, mi ha quasi alzato da terra e mi ha detto ti ringrazio perché... Hai dato voce italiana alle mie parole, mi hai prestato la tua voce per arrivare ai lettori italiani. Sei la mia compagna di strada, e da lì davvero ha voluto che io lo accompagnassi in tutto quello che scriveva tutto quello che scriveva, che era sempre qualcosa per dare voce a chi non ha voce, era questo lo scopo della sua letteratura, dare voce a chi non aveva la forza di raccontare la propria storia, gli ultimi dimenticati, gli abitanti emarginati dei miei mondi emarginati, diceva lui, e non scriveva mai la sua biografia, pur avendo avuto questa vita pazzesca, questa vita incandescente, diciamo così. E quindi, quando è successo quel che è successo, a aprile... Dell'anno scorso ho capito che questa, sto questa storia non sarebbe, questa biografia non sarebbe mai venuta fuori. Allora ho telefonato a Carmen e le ho detto: Ma cosa pensi se io mettessi insieme tutto quello che so di lui per aver tradotto tutte queste storie? per averla accompagnato nei giri, per essere stata la sua compagna di strada. Voi sapete che etimologicamente compagna vuol dire con il pane, qualcuno con cui dividi il pane. E io davvero sono, tante volte sono stata a tavola con lui, lui è venuto a Lucca, io abito a Torre vicino Lucca sulla via di Camaiore e ho foto dei miei figli a tutte le età, ormai sono grandi, il più grande ha quasi 30 anni, ecco. Se io raccontassi tutti questi pezzi, se io scrivessi la sua autobiografia, perché io volevo che scrivesse lui la sua storia, in un libro per ragazzi, che ne diresti? E Carmen mi ha detto, sarebbe bello, sarebbe un gesto di giustizia poetica. Lui non ha potuto farlo, il covid gliel'ha impedito, glielo fai fare in, questa, in questo modo. E così è nato il libro e lei mi ha dato le fotografie di famiglia, mi ha mandato... La genealogia mi ha mandato questa bellissima poesia che ha scritto poco tempo dopo che era mancato, e un ritratto anche che è in fondo al libro, un ritratto di Lucio che è affettuoso, particolare. Quindi ci tenevo a, a leggere questa poesia di una poetessa che, che ha pubblicato sei volumi di poesie, lo possiamo dire da e che quando ha conosciuto Lucio aveva 15 anni, lui 18 e lui... Eh, si è subito innamorato e la prima sera che l'ha conosciuta gli ha vaticinato un futuro da grande poetessa e così, e così è stato. E di poesia si parla in qualche modo anche nel libro di Marco Ferri, Emergenze dantesche. Perché Marco che cosa ha fatto? Ha seguito le tracce le più invisibili del somma poeta. A Firenze e soltanto un fiorentino come lui probabilmente era in grado di farlo. Da dove sei partito Marco? Visto che l'invisibile di cui tratti nel libro è molto evidente adesso che ha scritto. Certo, innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio la fondazione per questa opportunità, per questa nuova... Eh, per questo nuovo appuntamento, con un mio scritto, la prima volta c'era Romano al posto tuo era il 2004. Pensate, eh, un altro grande poeta, tra l'altro, anche romano. Eh, da, da dove sono partito? Eh, L'idea era quella chiaramente del settecentenario della morte. No? Quindi, da Fiorentino, anche se tommo, no, non è che abbia un amore sperticato per Dante, eh, non, la cosa che mi colpiva è che di lui, diciamolo chiaramente, di lui non resta niente. Non sappiamo come scriveva, non conosciamo la sua firma, non conosciamo la sua effige, quella del nasone e quel, quel profilo così è... Un'ipotesi che poi è diventata sostanza, sono al cospetto di una grande storica dell'arte, Brunella Teodori, eh, che potrebbe trattare la materia molto più di me, ma è un'ipotesi, è un'ipotesi un che nasce da. Eh, C'è cioè, tutto un discorso. Ci cioè, ho dedicato un capitolo a questa cosa. Quindi, chi vuole approfondirlo lo trova eh, scritto sul libro. Quindi di Dante non si sa nulla, ma a cosa ci possiamo app appigliare? Alle, alle testimonianze della sua esistenza, che sono tantissime, però vanno cercate. Se uno vuole riempirsi gli occhi di bellezza di Michelangelo, vai in via Ricasoli al numero 60, paga il biglietto, entra e si trova il Davide Prigioni e lì fa il pieno. Preferisci Botticelli? Benissimo, piazzale degli uffizi, paghi il biglietto, sali su due rampe di scale e ti riempi gli occhi. Di Madonne e di Primavera e di Venere. E se vuoi Dante, se vuoi Dante, vai in Piazza Santa Croce, ti guardi la scultura del Pazzi, Enrico Pazzi, ma è una scultura del 1865 è realizzata in occasione del seicentesimo, eh, se non vado errato, anniversario della nascita. E quindi dobbiamo affidarci alle testimonianze. Bene, e queste testimonianze dove sono? Primo, di che natura sono? Che cosa ci raccontano le cose più, più interessanti? Poi, io, ehm, io non ho, ho 15 libri alle spalle e non ho mai scritto un romanzo perché a me piace eh, la storia, sono laureato in storia e mi piace divulgarla, quindi mi piace raccontarla, mi piace raccontare le cose. Come si sono svolte nel tempo e nello spazio. Ecco, questo, il libro nasce. Tra l'altro la metà del libro nasce durante il primo lockdown quando eravamo tutti costretti in casa, e quindi mi sono messo lì a, a scrivere: con buona pace di, di Vanna, mia moglie, che mi riempiva di caffè e, eh, e ogni tanto scoteva la testa per dire: Ma. Che cosa scriverai non si sa, e poi va bene, poi e alla poi fine è, nato. è E poi è arrivato emergenze dantesche. Adesso facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo subito dopo. di nuovo sul palco Romano Battaglia al Caffè della Versiliana insieme ai nostri graditissimi ospiti Ilide Carmignani e Marco Ferri. Ilide, riprendiamo un attimo il discorso sulla traduzione, se non ti dispiace, perché mi affascina proprio personalmente capire cosa significa per un traduttore avvicinarsi e conoscere l'autore che traduce attraverso proprio il processo della traduzione, che cosa significa per te. Poi dopo andiamo anche sul libro. Devo dire che è una cosa, una cosa complicata, una cosa complessa. Diciamo, tradurre, per spiegare che cosa vuol dire tradurre, tradurre letteratura naturalmente, forse possiamo pensare, fare un paragone con la musica. Se voi, se voi vedete un quadro, lo fruite direttamente, non avete bisogno di intermediari. Se voi vedete uno spartito... Quello spartito, se non ha qualcuno che suoni quelle note per voi, resta muto, resta come dire lettera morta. Allora eh, la traduzione è un po' così: se voi avete davanti un testo in una lingua straniera, senza il traduttore che lo interpreti, non c'è modo di attingere, la bellezza è come chiusa dentro, dentro un'altra lingua. Tradurre, c'è cioè una vecchia metafora. Che diciamo, il rapporto fra scrittore e traduttore, secondo una vecchia metafora, è un po' come eh, mettere i piedi nelle orme dell'altro. Lo scrittore avanza in questo paesaggio e il traduttore cerca di seguirlo mettendo i piedi nelle sue orme. È chiaro che è tutto molto diverso. Magari siamo. Siamo nel caso di Sepulveda in America Latina e quando parla della luce di dicembre noi pensiamo a una luce invernale, ma dicembre in America Latina è la luce estiva e se prende un sentiero e ha lungo la strada dei fiori, delle erbe, noi pensiamo queste erbe, che erbe saranno? Da noi non esistono, per me è molto complicato riuscire a spiegare questo. Al tempo stesso.. Io credo che tutti voi abbiate letto libri in traduzione e magari addirittura fra i vostri libri preferiti c'è un libro tradotto. Quindi la vera letteratura, ha questa cosa meravigliosa che riesce a passare no? attraverso, a superare qualunque ostacolo. Nel caso di Sepulveda io dicevo sempre che ero particolarmente fortunata perché è un po'... Qui di nuovo torna alla metafora della musica. Se voi pensate... Se voi pensate a un bambino che impara a suonare il pianoforte, se suona per Elisa per quanto lo suoni male, voi sentite che dietro c'è una grande melodia. La cosa veramente difficile è suonare, qualche, anche se sei un ottimo pianista, è suonare qualcosa di brutto. E così diciamo con Sepulveda la, la lingua, le storie di Sepulveda, la sua scrittura, è una scrittura talmente coinvolgente, talmente eh, talmente forte viene proprio da dire, così piena di umorismo, di gioia di vivere, così piena anche di... Ehm, non voglio usare la parola impegno, ma insomma di, di, di senso della responsabilità, di sollecito, che naturalmente è molto facile affascinare il lettore, anche se la traduzione, e, e spero non sia così, è molto grigia. In qualche modo, grazie. In qualche modo anche Marco traduce, perché lui quando ha a che fare con tantissimo materiale che va poi a riportare nelle, nei suoi saggi, nei suoi libri, è un po' una forma di traduzione, perché tu vagli una quantità infinita di documenti. Cioè tu non è che vai su internet, eh, ma tu vai proprio <ride> dove vai, come traduci. Guarda, questa, questa notazione è, eh, mi fa tornare al mente quando... Alla fine del lockdown, quindi c'era già la struttura del libro, più di metà già scritto, però dovevo andare a ehm, completare le parti che erano solo abbozzate, perché il, il materiale, le testimonianze le dovevo vedere, toccare e respirare. Eh, uso sempre questi tre verbi perché mi riportano alla mente l'alluvione. Sono fiorentino e solo chi ha visto, toccato e respirato il fango. Può capire e questa è una cosa che ti rimane credo anche durante tutto il mio lavoro eh, quando sono appunto so, sono andato in, in biblioteca nazionale <coughs> ho preso appuntamento con il, eh, il responsabile della parte dei manoscritti davide sapienzi il, gli ho telefonato gli ho detto guarda io vengo per con questa mission devo mettere insieme eh, le divine commedie dovrei vederle quelle più più vicine a lui. Non devono essere le più belle, le... no, devono essere le più vicine. De... Mi deve eh, trasmettere eh, la, la, la presenza di Dante, no? E quindi mi ha tirato fuori le tre, le tre eh, divine commedie che, come età, eh, ovviamente erano più vicine alla sua data di morte. Credo lo, la, la prima fosse... Il Palatino 3, 3,15 è del 1365. Probabilmente collazionata perché era spezzettata. Probabilmente collazionata da Alighiero Alighieri, il figlio. Ecco, eh, l'ho vista, l'ho sfiorata. E, e, insomma, pensare che bo, può darsi che la, qualche pagina. Perché non erano tutte uguali queste pagine. Eh, poteva magari anche averla toccata, se non addirittura scritta lui, e, e noi non lo sappiamo, e, e sarà difficile mh, saperlo perché insomma non, non abbiamo termine di raffronto, neanche CSI potrebbe aiutarci in tal senso, almeno per ora. Eh, ecco, insomma un po', un, po', un po' la testa te la fa girare, ecco. però io ho sempre bisogno, ribadisco, della della verità, la sacra verità tanto cara a noi giornalisti, poi mettiamoci anche gli storici, mettiamoli insieme e viene fuori un macello, cioè se io non, non le sento queste cose poi non riesco neanche a scriverlo. Eh, ho delle esperienze alle spalle per cui certi restauri, per esempio, io ho bisogno di vederli per poterli scrivere, non mi basta che me li raccontino perché ho proprio bisogno di capire, vedere, respirare. Toccare, se possibile. Grazie. Rimango un attimo con te Marco perché eh, voglio eh, che tu mi racconti come nasce il titolo Emergenze dantesche che trovo peraltro molto molto bello. Che ne dice la traduttrice? Fantastico. <ride> Grazie. <ride> Incuriosisce moltissimo. Parlandogli... Appena esco da qua mi compro il libro e lo, e lo leggo. Allora, eh, è un titolo ruffiano, ovviamente, no? Immaginiamoci marzo 2020, siamo tutti chiusi in casa. Eh, una delle parole che sentiamo più in televisione e per radio qual è? Emergenza. Quindi questa emergenza è diventata... Come la pallina del flip, boom, 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 ri, ri, rimbalza <ride> da una parte all'altra del cervello. Emergenze dantesche. E quindi era semplice, ma il significato che ho voluto dargli io è quello di emergere, cioè far uscire allo scoperto quelle testimonianze dantesche che ci sono. Ma lo ribadisco, l'ho già detto prima, vanno solo cercate. E poi. Eh, capisci di, che stai facendo una cosa buona, perché? Perché ne trovi, ne trovi di più di quante ne cerchi. Trovi più cose di quanto ti aspetti di trovarne. E allora vuol dire che sei sulla strada buona. Dopo magari si parla di Michelangelo. Dopo parliamo di Michelangelo, volentieri, certo che parliamo di Michelangelo. Invece per quanto riguarda le emergenze di Sepulveda, a me interessava invece eh, capire... E, e... Trasmettere a, a chi ci ascolta e che magari non ha ancora letto il libro eh, invece quale espediente narrativo hai utilizzato per eh, dare alle stampe a tutti gli effetti un'autobiografia. Sì, siamo, siamo ad Amburgo. Sepulveda si è, aveva trovato casa ad Amburgo quando ha lasciato il Cile come esule. E lì nasce la gabbianella, lì è sposato con, uh, in seconde nozze con uh, una um, infermiera di Medici Senza Frontiere, da tre figli, a cui è dedicata la gabbianella, Sebastian, Max e Leon. E lì... Ehm, come dire, C'è un posto un po' particolare che si trova anche nella Gabbianella, che è il Bazar di Harry, una specie di museo di stranezze, piene di cose di mare, piene di libri strani, piene di eh, ancore, piene di macchine da scrivere. Ci sono 17 macchine da scrivere, una di queste macchine da scrivere apparteneva a Ernst Hemingway e Sepulveda nel libro di ritorno ad Amburgo, fra un'intervista e l'altra, è già uno scrittore famoso. Si ferma a scrivere la sua storia. Perché si ferma a scrivere la sua storia? Perché nel bazar di Harry c'è l'archivio della felicità, c'è un archivio dove tutti gli abitanti di Amburgo e anche i marinai di passaggio possono fermarsi a scrivere il giorno più bello della loro vita. Allora lui si ferma. Dice: Voglio scrivere il giorno più bello della mia vita sulla macchina da scrivere di Hemingway che ha combattuto in Spagna a fianco di mio zio Pepe nelle brigate internazionali contro i fascisti di Franco. E poi, però, quando si mette a scrivere si accorge. Che non c'è un solo giorno felice, che lui è stato felice un po' tutti i giorni della sua vita, anche in quelli più disperati. Questa sua vitalità pazzesca, che chiunque l'abbia visto anche solo una volta di sfuggita, o chiunque abbia letto i suoi libri sentiva, sentiva fisicamente, gli ha fatto vivere sempre uno, come dire, uno spazio anche piccolo di felicità e quindi decide di scrivere tutta la sua vita, e comincia raccontando come è nato. Così è, comincia a battere a macchina e comincia raccontando quando i genitori, il padre che è una, ha un, una trattoria a Santiago, è un cuoco, ma si sta trasferendo in quel momento nel nord del Cile, in una località di villeggiatura dove l'hanno preso per la stagione come chef e la madre che era un'infermiera. Stanno, si stanno appunto trasferendo laggiù e la madre a un certo punto è al nono mese di gravidanza, sente anzitempo che questo bambino si sta agitando. Si rompono le acque ed è costretto il padre a imboccare la prima deviazione. Il padre è naturalmente terrorizzato, ferma una signora che è davanti a un palazzo. E la signora gli dice: Venite da me, l'ospedale è troppo lontano, non riuscirete mai ad arrivare in sala parto. E lì nasce di lì a pochissimo, lui Sepulveda. E questo palazzo si chiama Hotel Cile. E quindi lui dice. Sono due volte cileno perché sono nato in Cile e nell'hotel Cile e dice anche che questa nascita così avventurosa, così improvvisa, così anche emozionante è stata per lui una specie di viatico, forse una specie di, di come dire, eh, un segno di quello che sarebbe stata tutta la sua esistenza futura, lui si autodefiniva il cileno errante, conoscerà tantissimi alberghi nella sua vita, tantissimi, prima tantissimi posti di fortuna dove dormire per perché, perché appunto era un ragazzo senza paura, è andato a combattere in Bolivia, è, andato, è stato un leader studentesco. Nel libro si raccontano tutti questi aneddoti, lui racconta in prima persona tutti questi aneddoti, con lo stile suo. Per me è stato facile, dopo 26 libri tradotti, la sua voce in italiano la conoscevo molto bene, le storie le conoscevo molto bene e quindi diciamo... Come dicevo prima, gli ho fatto scrivere attraverso I Primi Amori, il nonno che gli insegna a leggere sulla, sul Don Chisciotte quando ha cinque anni, la nonna che lo porta al caffè Pimpilin Pouch: la nonna è, è di origine basca e quindi lo porta, lo porta lì a con le sue amiche, sente questa lingua straniera, insomma eh, l'incontro con Carmen, il, le prime avventure anche di tipo politico, quindi l'ingresso prima, l'iscrizione prima nel nei giovani del Partito Comunista, nell'equivalente della nostra FGC, e poi invece nei giovani socialisti, un viaggio in Russia da cui viene espulso, una vita avventurosissima, veramente avventurosissima. C'è questo gatto che gli sta accanto che è un gatto che si chiama Diderot, che anche quello è stato preso in prestito dalla Gabbianella, è il custode dell'enciclopedia e ogni tanto gli chiede, gli domanda, perché questo mi consentiva naturalmente dal punto di vista dell'impianto letterario di chiarire tante cose, perché la vita di Lucio era un pezzo di storia del Novecento e quindi diciamo il gatto Diderot gli fa da compagno. Poi mi sono accorta al libro finito... Che questo gatto un po' mi assomigliava. Io non volevo mettermi come, come traduttrice dentro il libro perché, forse, come dire, questa mia abitudine a restare nello spazio bianco fra le righe: no? i traduttori sono, si chiamano gli autori invisibili perché ci sono le parole le scrivono loro in un certo senso in quella lingua, però nessuno li deve vedere. E allora sono rimasta lì nascosta. Grazie. Noi. Facciamo un'altra piccola pausa e ci ritroviamo subito dopo. Ben ritrovati dal Caffè della Versiliana, palco Romano Battaglia, in un pomeriggio dedicato a Dante e Sepulveda, insieme a noi Ili De Carmignani e Marco Ferri. Marco, riprendiamo da te e riprendiamo da Michelangelo. Ehm, sulla validità di questo eh, viaggio, perché poi alla fine questo libro è una guida, è un, è un invito a un viaggio valido sia per i fiorentini ma soprattutto per chi fiorentino non lo è ovviamente ma eh, il, la, il, il il minimo comune multiplo deve essere la curiosità la curiosità di saperne di più su Dante quindi il primo a compiere questo viaggio sono stato io nel senso che lo, le cose le ho cercate trovate e a volte come dicevo prima ne ho trovate più di quanto ne cercassi eh, sulla, su un'edizione Un'edizione un pochino più ehm, recente, quindi settecentesca, della vita di Michelangelo, del Condivi, eh, scappa fuori alcune postille di un, di, un di un illuminista del settecentesco, Anton Francesco Gori, il quale racconta eh, una, cioè una cosa de de della quale io assolutamente, ma io non faccio testo ero completamente all'oscuro, ovvero sia che nel 1519, con Leone X, ovvero Giovanni de' Medici, Papa, fiorentino, figlio di Lorenzo il Magnifico, 20 accademici scrivono una, una uh, supplica a, um, al Papa, appunto a Leone X, tutta in latino, bella lunga, per chiedere il rientro delle ceneri di Dante a Firenze. Questo è un gap che non è mai stato colmato e che non, ovviamente sarà difficile o lo possa essere. Il Papa era l'unica persona che poteva avere la, 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 il potere di farle tornare queste ceneri. Eh, tra questi 20 accademici c'è anche Michelangelo Monarroti. Il quale, attenzione, amava mh, in maniera sviscerata Dante. Ho trovato scritto che addirittura lui conoscesse a memoria tutta la Divina Commedia. Eh, forse tra un colpo di, di, di scalpello e l'altro. Vabbè, comunque questo è poco, è, è poco interessante. La cosa interessante è che mentre tutti gli altri alla fine della supplica si firmano. Ego nome cognome, ego nome e cognome. Lui, io, Michelagnolo Buonarroti. Perché? Perché lui scrive in. Eh, in, in come scrive? In, ovviamente, scrive in, nella lingua di Dante. E ce n'era un altro che scriveva nella, nella, e parlava la lingua di Dante, nel volgare. Ed era Lorenzo il Magnifico, il quale è quello che dà la spinta alla pubblicazione della prima edizione a stampa fiorentina della Divina Commedia. La stampa a Firenze nasce nel 1471, sono dei commenti a un'opera di... Um, oddio, ora mi sfugge il nome. Eh, ma la Divina Commedia venne stampata, stampa, dire, la, stampata con caratteri mobili solo dieci anni più tardi. Considerate che la Divina Commedia era, alla fine del 400 era già un'opera molto importante, molto famosa. E come mai? Ma perché era costosa. Stampare un libro era costosissimo e gli editori non volevano rischiare. Allora, de, eh, il primo stampatore della Magna, eh, chi è che lo, che, che, lo, che lo spinge alla stampa, a stampare questa prima edizione in, eh, eh, con i caratteri mobili, è proprio Lorenzo il Magnifico. E guarda caso, proprio suo figlio, quando è papa, riceve questa supplica. Quindi c'è questo cortocircuito tra Dante e i medici, per esempio. Però questa scoperta di Michelangelo che si offre... Di, allora supplica il Papa di far tornare le, le ceneri, ma aggiunge nel sua, diciamo, nella sua firma che si offre di fare gratuitamente il monumento funebre a Dante. Io credo, e eh, Cristina Cidini, il mio eh, soprintendente per il quale ho ho collaborato per tre anni e alla quale ho chiesto di scrivere la prefazione a questo libro, lei ha un'idea e l'ha pure scritta, cioè che in quale chiesa, caso mai Michelangelo l'avesse dovuto fare, questo monumento funebre, oggi l'avremmo potuto vedere? Probabilmente in Santa Croce. Rendiamoci conto che né Santa Croce né la cattedrale di Firenze, né eh, il Ponte Vecchio esistevano ai tempi di Dante, nella Firenze di Dante, non c'erano nessuno di questi tre, c'era solo il Bargello, eh, la Dirimpettaia a 10 metri di distanza, Badia Fiorentina, dove lui probabilmente ha frequentato, le varie chiesine del centro dove lui andava eh, forse a, a, a rincorrere eh, Beatrice, forse no anche su questo si è, si è romanzato troppo per conto mio eh, però era una Firenze completamente vecchia però invece alla fine del 400 Santa Croce aveva già un'importanza e probabilmente se la supplica al Papa fosse stata ascoltata e fosse stata anche soddisfatta questa supplica oggi noi avremmo uno un, le ceneri di Dante a Firenze due un'opera di Michelangelo in Santa Croce, che non c'è. Tre, probabilmente, avremo in meno la Sagrestia Nuova di San Lorenzo, perché proprio in quegli anni lì, lui un anno, un anno o due anni dopo, avrebbe iniziato questo enorme lavoro della Sagrestia Nuova. Quindi forse è meglio che le cose siano andate così. Sì, penso, de penso decisamente, anche se è un monumento funebre di Dante fatto da Michelangelo. C'è, in Santa Croce eh. c'è. È un cenotafio, ma è, ma è vuoto come è vuoto ecco, oh, quindi, vale. come tutti i cenotafi eh, che è fatto in, a distanza insomma sì, infatti tu scrivi a un certo punto il cubo più bello di Firenze il quadrato più bello di Firenze Palazzo Strozzi il cubo <ride> del rinascimento il cubo, il cubo del, del rinascimento, rinascimento <ride> più bello del mondo perdonami Brunella e, e, e Vincenzo perdonatemi se mi però siete abituati a questo mio modo di, di esprimermi però è vero cioè, alla fine eh, voglio dire no insomma tra l'altro il cubo ti dà anche l'idea del vuoto interno eh? e poi alla fine insomma, Palazzo Strozzi è una sede espositiva ma non è un museo ecco, quindi, no. la bellezza eh, a Firenze si respira da tutte le parti eh, quindi penso che tra l'altro eh, mentre parlavi mi hai fatto venire in mente quando ho letto il tuo libro eh, e lo sforzo che sicuramente hai fatto nel restituire la Firenze del 1300. Perché, perché non è semplice per chi vive una città eh, fare un passo indietro e immaginarla nel tempo in cui, cui vai a, poi a raccontare. È chiaro che la tua visione di storico, è chiaro che tutto quello che sai è, è consapevole in te che è una Firenze diversa, ma da lì arrivare ad un'astrazione che poi ritrasmetti. Non è un'operazione semplice. Nel 110 anni fa un gruppo di, eh, di amanti di Dante ha voluto per forza ricostruire la casa museo di Dante, che è falsa come la plastica. Diciamo, diciamolo chiaro, eh? è falsa come la plastica. Però la cosa più, più, più divertente è il giudizio che l'ordine degli architetti diede di questa operazione nel 1911 quando venne costruita questa casa cioè li massarano praticamente, nonostante tutto oggi è lì, omaggi cose, ma è giusto per, giusto per i giapponesi e gli americani ecco, gli puoi raccontare eh, di tutto, gli devi far vedere una casa perché è incomprensibile che una persona morta 700 anni fa tra l'altro neanche a Firenze eh, di lui non resti neanche la casa, eh, ragazzi. Studiatela la storia, cercate di capire prima di venire qua. Un minimo, almeno fatelo, fatelo il, il, lo sforzo, no? Non esiste, non esiste. Invece, a differenza di Dante, di Sepulveda esiste tutto. Esiste sia il mondo immaginato, sia il mondo raccontato, sia il mondo reale. Che trovano nel tuo libro un, una compiutezza. Una unione. Eh, infatti, addentrarsi nel tuo libro è, è proprio entrare non solo nella vita di Sepulveda, ma nel suo immaginario. E questo credo tu sia riuscito a farlo in maniera straordinaria, proprio perché si respira l'emozione. Eh, che poi della vita di Sepulveda. Per esempio, nell'ultima parte c'è anche una, un capitolo, una, una parte, una sezione dedicata al rapporto che Sepulveda aveva con gli animali. Tu prima hai, hai citato Diderot, il gatto di Diderot, in cui in qualche modo ti identifichi, il gatto Zorba, la gabbianella. Sappiamo che Sepulveda è stato un attivista di Greenpeace e per due anni andava proprio sulle, sulle navi, eh, tantissime le sue immagini e i suoi racconti di quei viaggi. Quindi, lui in prima persona eh, si è esposto sia per gli animali e sia per la natura che molto prima che ci fosse tutta la, diciamo, la, la mediatica lotta che, per il clima, per fortuna anche, lui già da tantissimo tempo cercava attraverso il suo lavoro, le sue opere, la letteratura, eh, i suoi incontri proprio di sensibilizzare i propri lettori al problema del, del, del clima e facendolo attraverso non solo una denuncia ma anche a, ad ampliare l'amore verso la natura e verso gli animali. Ci racconti un po' il suo rapporto con, con gli animali. Beh, lui, se ciascuno di noi ha un come dire un animale, non so se si può chiamare totemico, cioè un animale se noi fossimo animali, che cosa saremmo? Sicuramente l'uscio sarebbe stato un gatto. Io credo che Zorba, e questo non lo dico solo io, lo dice anche Carmen che con lui ha vissuto 50 anni, ha diviso 50 anni di, di vita, mm, credo che Zorba, il protagonista della Gabbianella e il gatto, sia davvero l'alter ego di Sepulveda, cioè un gattone nero, eh, così anche a volte un po' burbero, con gli artigli lunghi come un cerino, però con questo cuore così tenero che... Non solo cova un uovo di gabbiano invece di mangiarselo, ma addirittura insegna alla gabbianella a volare. Ha sempre avuto gatti fin da piccolissimo, lui, raccontava, lui racconta nel libro che da piccolino, quando aveva proprio pochi anni prima di andare a scuola, viveva nel centro di Santiago, in un vecchio palazzo, un piccolo appartamento ricavato nel, nel centro storico di Santiago, che in quegli anni era diciamo, diventato popolare. Insomma. Dalla finestra passava il tempo a guardare i gatti che correvano sui tetti, finché un giorno è andato dai genitori e gli ha detto prendetemi un gatto. E il padre invece gli ha detto: Avrai qualcosa di meglio, avrai un fratello. E, hanno... e è arrivato questo fratello amatissimo con cui ha diviso poi tutta l'infanzia. Ma ecco, ha sempre avuto gatti, scriveva con il gatto sulla, con il gatto sulla scrivania, um, quando un gatto, ahimè, i gatti vivono meno di noi e quindi capita di restare orfani, di, di restare, orfani, no? di restare eh, senza, il proprio... senza il proprio gatto. Prendeva un nuovo gatto. L'ultimo gatto si chiama Compagno yo, yo E nel libro ci sono le foto sia di Zorba, che era questo gattone nero ad Amburgo, la sera, così nasce la Gabbianella, la sera, diciamo prendeva il gatto di casa Zorba che diventava il protagonista delle favole che raccontava ai figli, le favole della buonanotte per farle addormentare. Quindi Zorba diventava Zorbo, era Zorro in Messico, oppure diventava una specie di Sandokan oppure diventava, è diventato lo Zorba della Gabbianella. Aveva Carmen in questo scritto finale, racconta che la mattina usciva in giardino, ancora in vestaglia, e si metteva ad ascoltare gli uccelli e cominciava a fischiettare agli storni e dopo un po' gli storni cominciavano a rispondergli. Ha avuto anche cani amatissimi come due cani lupi, eh, e, e Laica e Sarco. Era, amava perfino le lumache, si rifiutava quando aveva in giardino un calicanto che fra l'altro aveva preso, aveva preso a Lucca, gli avevamo dato una piantina. Questo, questo calicanto toscano a volte era un po' massacrato dalle lumache e allora il, il, diciamo, il negoziante nelle Asturie dove viveva Lucio con Carmen gli aveva detto ci sono dei prodotti che eliminano le lumache, lui si indignava, cioè non si potevano toccare gli animali. Questo perché io credo che risalisse davvero questa sua estrema sensibilità ecologica, questa consapevolezza molto profonda, molto matura dei meccanismi della natura, come dicevamo prima, a questa esperienza fra gli Shuar. Gli Shuar sono un'etnia indigena che vive nella foresta amazzonica e quando lui ancora ragazzo, insomma era in esilio, quindi diciamo era appena, no, non da molto in esilio, eh, 30 anni, era lì, aveva passato sette mesi con loro e aveva scoperto il senso del termine interconnessione. Poi se, se vogliamo possiamo spiegare meglio qual è. Dopo una piccola pausa torniamo sull'interconnessione. A dopo. Bentornati qui al Caffè della Versiliana, Palco Romano Battaglia, insieme a Marco Ferri ed Ili De Carmignani, con la quale stavamo parlando di interconnessioni e da lì riprendiamo. Interconnessione è un, diciamo, un concetto di fondo del pensiero ecologico. L'interconnessione ci fa capire che non siamo noi uomini e... In contrapposizione alla natura, non siamo qualcosa di diverso, siamo un tutt'uno e l'abbiamo visto molto bene durante la pandemia. Fra l'altro apro una piccola parentesi: è stato quasi, quasi beffardo il destino che ci ha portato via questo scrittore, che ci ha portato via Lucio che da sempre si batteva anche contro le deforestazioni. Noi sappiamo bene che il Covid viveva in questa nicchia ecologica, nelle foreste, ed è stato solo a causa delle deforestazioni che, che è stato, come dire, ha perso il suo habitat e ha fatto il salto di specie arrivando poi nei mercati e, e, e da lì in Cina e da lì ahimè in tutto il mondo. Quindi proprio lui che si era battuto, prima vittima, tra le prime vittime in Spagna, ha aperto quando quando si è sentito male ha inaugurato con, con la moglie, con Carmen, il reparto dell'ospedale Principe delle Asturie dove è stato ricoverato, è stato il primo malato che è entrato. Ecco, cosa vuol dire interconnessione? Vuol dire che tutto è collegato, che non possiamo pensare di ehm, in qualche maniera... Eh, Toglierci dall'ambiente e gestirlo, siamo parte di un tutto. Lo fa vedere molto bene, per esempio, l'avrebbe fatto vedere molto bene, ahimè, nell'ultimo romanzo che stava scrivendo, che non aveva ancora, doveva consegnarlo, ma non è mai arrivato in Italia. Che si intitolava Aguas Malas. Aguas Malas significa Acque Cattive, sarebbe stato il terzo libro della trilogia di Un nome da torero e La fine della storia con Juan Belmonte come protagonista. Quali sono queste Aguas Malas? Aguas Malas sono le acque dove vengono allevati intensivamente i salmoni nel sud del mondo. Quando. Le acque della Patagonia, a cui Lucio era molto legato perché aveva un nonno mapuche, oltre a una nonna livornese, magari poi avremo modo di parlarne, eh, viene chiusa, è piena di isole, di, di, di diciamo penisole, quindi è molto facile chiudere un tratto di mare e trasformarlo in una vasca per allevare intensivamente salmoni. Naturalmente molti salmoni insieme richiedono molti antibiotici. Per nutrirli richiedono molto cibo e questo molto cibo viene pescato eh, dagli, dagli allevatori, eh, raccogliendo tutto il pesce che c'è in quelle acque, pescando indiscriminatamente tutto il pesce. Quando la zona di mare così trattata è praticamente desertificata perché non è stato te dato tempo ai pesci di riprodursi, non c'è stato alcun rispetto per i tempi di recupero del mare. L'allevamento la, di salmoni si trasferisce in un altro braccio di mare. Questo che cosa significa? Non solo un tratto di mare dove non è, dove, desertificato, dove non c'è più vita, non solo un tratto di mare inquinato, ma anche tutta la microeconomia dei villaggi che da sempre piccoli villaggi di pescatori vivevano lasciando tempo al mare di, di, di recuperare, vengono portati alla rovina. Lucio era. Ehm, come dire molto attento cercava di aiutare questa la protesta soprattutto di c'è cioè un'associazione un di donne di mogli di pescatori che protestano per questo perché perché alla fine quando noi andiamo, ci vuole maggiore consapevolezza anche negli acquisti. Lui diceva quando noi andiamo e compriamo un pezzo di salmone dobbiamo capire da dove arriva perché questo cambia l'economia. Quando veniva a Lucca, per esempio, amava moltissimo il vino de, di un contadino di Monte Carlo, che noi compravamo, un vino molto semplice, vino di Paolino. E, perché amava questo vino? Perché lui diceva che questo vino intanto è un vino genuino, è un vino che dà da vivere a, una, a un, piccolo, un piccolissimo produttore che tiene viva una, una tradizione, ma tiene viva anche un pezzo di paesaggio, tiene vivo un pezzo di storia e consente a noi, scegliendo questo vino, di cambiare l'economia, di andare verso un'economia sostenibile, di andare verso un'economia che lasci come dire, che, che lasci un mondo ancora intatto, perlomeno non così, non, così, non così malmesso, uso un aggettivo brutto, ma insomma ai nostri figli. Quindi diciamo responsabilità verso le generazioni future, eh, consapevolezza del consumatore e anche la soddisfazione di un bicchiere di vino rosso che era, come dire, per lui una, una forma di felicità, ecco. Marco, ti ho visto accenderti sul vino rosso, ho visto un guizzo nei, nei, nei tuoi occhi. No, perché conosco i vini di Monte Carlo. Questo è, questo è difficile da conoscere però, perché è proprio un contadino, sì, non una cantina. Infatti, quello che contadino. conosco meglio io è bianco, è, però è, cioè è notevole, ecco, sinceramente, sinceramente notevole. Invece, il tuo viaggio in quante tappe in questo libro? 18. 18 tappe che ci porteranno da. In qualche no, no, luogo no, no. Solo, solo Firenze, anno. unica concessione, una, una, una sbandata uh, scandiccese. A Scandicci, perché a Scandicci ha sede la, um, la, 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 la fondazione dei, del, oh Dio, delle tradizioni popolari di Alessandro Bencistà e, e sono andato a lì da lui, buonasera presidente eh, sono andato a trovare eh, Alessandro Bencistà perché lui è da sempre studioso e collezionista di ehm, come posso dire, ricordi orali chiaramente non è che lui ha la registrazione in nastro, la voce di Dante ma e qui si apre un, una, un capitolo, forse eh, il capitolo che mi, ha, che mi piace di più di questo libro, perché vabbè, sono tutti figli nostri, tutti, tutti figli uguali, no? Per, però questo capitolo credo um, sia stato una, un lampo. Perché esiste una eh, tradizione orale che riguarda proprio la Divina Commedia. Riguarda tanti poeti, ma Dante in particolare, che eh, altrimenti perdiamo. Basta fare tre nomi: voglio dire, basta fare i nomi di Altamante Logli, che magari non tutti conoscono, ma è il maestro di un certo Roberto Benigni, per esempio, e anche di Carlo Monni. Ho detto tre personaggi capaci di recitare almeno uno, due, tre canti a memoria della Divina Commedia. E questa tradizione non la prendi a scuola, non la prendi boh, sulla spiaggia, no, la prendi se frequenti determinate persone che te la tramandano. Un po' qui in Bersilia, un po' come la tradizione del canto del maggio, diciamo le cose che poi è molto presente, o almeno lo era, eh, in Garfagnana. Però è molto vicino a questa cosa. Ecco, nella Val di Bisenzio, nel Pratese, in, par in particolare, è viva questa tradizione orale di tramandare appunto il, 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 questi cantori in Ottava Rima, tramanda anche la Divina Commedia. E, e cosa ha fatto Alessandro Bencista? Li ha registrati e li ha salvati. Ne ha procrastinato la durata, possibilmente all'infinito, se possibile. E questa è per conto mio una mission notevole. È un po' un libro, solo un libro parlante, insomma, diciamo le cose come stanno. Ecco, anche questo è Dante. Basta pensare a Sermonti o, o a tanti. Io ho fatto tre nomi perché ho detto tre persone toscane che tutti conosciamo: Altamante Logli. Io sono stato in barca con lui in Arno. In Arno, quando cominciarono i primi viaggi turistici eh, dei barchini sotto i ponti, e lui che cantava, recitava la Divina Commedia in Arno, guardando Firenze dal basso in alto. Non uno dei ponti li aveva visti né solcati Dante. però vi posso garantire che vedere Firenze dal basso, dal, dal pelo dell'Arno. Da, da sotto Ponte Vecchio, oppure da Ponte Santa Trinita, eh, oppure dalla chiesa di San Jacopo, la famosa chiesa, mh, non è una parolaccia, ma si dice così: con l'abside nel culo, eh, col culo dell'abside in Arno, perché tutte le volte che l'Arno cresce si bagna l'abside di questa chiesa. Ecco, vedere Firenze da là sotto. Da un certo non so che. Poi sentire questo grandissimo poeta eh, che a 15 anni pascolava le pecore, ma sapeva già Paolo e Francesca a memoria, insomma, eh, è, tanta, è tanta roba. E se c'è un capitolo preferito, Idide, c'è un libro preferito? Ma diciamo forse quello che mi piacerebbe raccontare ora visto che stiamo parlando di Toscana è il quarto di sangue se posso dire così toscano di Lucio e con questo chiudiamo Lucio aveva una nonna livornese la raccontava, aveva raccontato l'ultima volta, me non l'ha mai raccontato per scritto, me l'ha raccontato l'ultima volta, l'ultima volta che l'ho visto al suo settantesimo compleanno quindi due anni fa e, a Milano Aveva questa nonna livornese che si chiamava Angela Manzoni, che era una ragazzina che a un certo punto decide di cercare, come tanti dalle nostre parti, una vita migliore in America. Parte con due fratelli e quando arriva in alto mare va dal comandante e gli dice ma quando è che arriviamo a New York? E il comandante gli dice ma noi non arriviamo a New York. E lei gli dice ma non andiamo in America. Sì, dice ma l'America è grande, noi andiamo a Buenos Aires. E a quel punto si trovano questi tre fratelli catapultati nel sud del mondo, come diceva lui. Arrivano a Buenos Aires e con una certa difficoltà aprono un negozio da fornaio, cominciano a fare il pane. Negozio, forse anche una parola grossa. Poi si sparge la voce che in Cile, eh, di là dalle Ande, stanno distribuendo le terre perché che cosa accadeva che i governi per favorire la colonizzazione europea praticamente emanavano delle leggi per cui andavi colono europeo e tutta la terra che riuscivi a recintare diventava tua la lei della istaca naturalmente non è che queste terre non erano di nessuno erano delle popolazioni indigene a volte terre comuni a volte e in patagonia eh, C'era questa popolazione antichissima dei Mapuche, che era una popolazione che aveva resistito sia agli spagnoli sia agli Aztechi, prima ancora. Prego. Che cosa accade? Mandano lei, mandano lei. Io non ti posso aiutare perché questa storia purtroppo non la conosco. Mandano lei attraversa le Ande, finisce in questa regione incredibile, molto fredda, piena di boschi, con dei fiumi che è dif difficilissimi da guardare, pieni di acque. E lì si trova in, es in estrema difficoltà. Allora incontra un gigante mapuche, Francisco. Francisco Calcuforà diventerà il nonno di Sepulveda. E con questa meravigliosa storia concludiamo, ahimè, questo bellissimo incontro. Ringrazio Ilide Carmignani e Marco Ferri per essere stati qui con noi, ringrazio le persone che ci hanno seguito e l'appuntamento con il caffè dallo spa, dal palco Romano Battaglia è per domani alla stessa ora. Buona serata. Grazie a tutti.